non mi sono fatto capire benissimo, però non avrei mai abbandonato, non mi sarei mai messo in site. Allora, dovrebbe esserci nuovamente e io ridò il buongiorno a mister Gaetano D'Agostino. Buongiorno mister. Buongiorno, scusate, non vi sentivo prima. No, no, ma che scherza, non si preoccupi. Come sta mister? Bene, tutto a posto, dai. Meno male, quello è l'importante sicuramente. Allora, voi bene? Non ho capito mister. Voi bene? Sì, sì, tutto bene, cioè, non okay, ci possiamo tutto... lamentare, anzi, visto il periodo, diciamo che tutto sommato possiamo andare avanti, ecco. Intanto mister, le volevo fare una domanda, come va questo campionato? Perché comunque noi ogni tanto le dico che seguiamo comunque i suoi risultati, perciò ci fa piacere comunque perché bene o male l'abbiamo sempre sentita per quando avevamo questo tipo di riscontri e ci fa piacere comunque continuarla a sentire. Ah, grazie. No, bene, dai, abbiamo vinto il derby col Como 4-0 in casa. E ci fa piacere quello intanto. Siamo onorati di essere entrati nella storia perché non era mai successo di vincere due derby in un campionato, 3-0 e 4-0, quindi abbiamo scritto una pagina importante della storia dell'Ecco. Adesso dobbiamo pensare al campionato. Bene, dai, siamo imbattuti del 2021, dobbiamo continuare così e poi il nostro auspicio e la nostra, soprattutto il nostro obiettivo che ci siamo posti è quello di finire nel miglior piazzamento possibile in campionato e cercare di fare i playoff in una posizione di vantaggio. Mi ha anticipato la prossima domanda, allora, perché io le avrei chiesto qual era l'obiettivo dell'Ecco da qui a fine stagione, però mi ha anticipato, perciò non gliela posso fare. Allora, si aspettava questa risposta anche dalla sua squadra comunque, nel senso anche vincere due derby di fila e poi lei sa cosa vuol dire giocare dei derby, perché comunque bene o male ha visto anche quello della capitale. Assolutamente sì, sono abituato sia da giocatore che da allenatore ad affrontare dei derby, calcola che a Francavilla, diciamo, il primo anno di Lega Pro, avevamo 5 derby tra Monopoli e diciamo le squadre della Puglia, no? Quindi ogni domenica era quasi un derby. Poi ho fatto da giocatore Regina Messina, che anche lì è un derby sentitissimo, sì. Roma-Lazio, quindi il derby è sempre affascinante. Poi l'Ecco Como è un derby molto, molto sentito. Sì, no, sicuramente, anzi le faccio una domanda un po'... diciamo trabocchetto, mettiamola così. C'è un derby che le è rimasto comunque nel cuore, o comunque anche da giocatore o da allenatore? In questo caso da allenatore penso gli ultimi due, perché comunque ha fatto la storia dell'Ecco in questo caso. Diciamo che nel podio c'è la partita che abbiamo affrontato domenica col Como, Regina Messina, vincemmo 0-2, feci anche gol, derby storico che rimarrà sempre nel mio cuore. E poi un Roma-Lazio o un Lazio-Roma 1-1, perché entrai io quando Totti fece gol sul rigore, andò a fare il cameraman. Ah sì. Dell'esultanza, io entrai nel secondo tempo. Era quello che si era rigiocato perché era stato sospeso, se non sbaglio? Dovrebbe essere quello. Cioè, vado a memoria perché poi io faccio il giornalista, ma ho la memoria di un pesce rosso, ce lo dico proprio chiaramente. Siamo in due allora. Perfetto. Allora, mister, le faccio una domanda tecnica perché magari lei mi sa rispondere meglio a questo. Le faccio una domanda su mister Fonseca a questo riguardo. Allora, aspetti un attimo che me l'ero scritta, ma c'è il quaderno che... Allora, Fonseca in vista di Roma-Udinese recupererà Pellegrini e Pedro, perché si aggiungono a Dzeko e Borja Mayoral. Mkhitaryan e De Sciarawy invece, anche loro comunque verranno reintegrati visto alcuni problemi tecnici. C'è abbondanza in attacco. Lei chi schiererebbe tra questi calciatori? Ma di sicuro Pellegrini e Borja Mayoral, perché l'Udinese è una squadra fisica e c'è bisogno di giocatori bravi nello stretto. Anche Pedro inserirei. Se la Roma la mette sul piano fisico, l'Udinese è una delle squadre più attrezzate fisicamente. Bisogna essere bravi nell'attaccare gli spazi e nell'uno contro uno. Dzeko lo farei entrare dopo,
perché Borja Mayoral dà meno punti di riferimento. Di Dzeko in questo momento comunque sta facendo bene. Certo, poi Mayoral, a parte la partita con la Juventus, aveva dato delle garanzie. Le faccio una domanda, mi può anche non rispondere a questa. La gestione Dzeko Fonseca comunque avrà seguito che ci sono stati dei piccoli, piccole scaramucce, mettiamola così. Lei da mister avrebbe gestito, in questo caso, se fosse stato Fonseca, l'avrebbe gestita alla stessa maniera? Ma dipende all'interno cosa è successo, cioè da dove è scaturita la diatriba tra i due. È normale che bisogna capire nel profondo cosa è successo. Certo. Fonseca lo ha detto, ho seguito perché seguo la Roma, quindi ho seguito la vicenda. Io mi ricordo una frase di Fonseca che ha detto: io devo tutelare il gruppo, non il singolo. Sì, certo, anche questo. E quindi io su quella frase ho capito che secondo me ha agito bene. Perfetto. Poi anche un segnale, se posso permettere, è un segnale, perché è facile mettere, tra virgolette, prendersela con Bruno Peres, faccio un nome a caso, no? Sì, sì. Che magari non è il più carismatico, non è il più blasonato all'interno dello spogliatoio. Quando c'è una diatriba tra l'allenatore, il giocatore più rappresentativo, secondo me può fare anche bene agli altri, tra virgolette, che si sentono meno importanti, perché significa che il mister ha personalità. Poi ripeto, non so cosa è successo all'interno. Questo, però questo tanto, ci sfugge anche a noi. Dare una scossa ogni tanto fa bene, perché comunque senza Dzeko, tra virgolette, perché per me rimane un grande giocatore, comunque la Roma ha risposto, i giocatori di Mayoral hanno risposto bene in campo, quindi non, sì. Non è che l'hanno patita, lo hanno subita. Poi si sa che Dzeko è un giocatore importante, è un punto di riferimento, però Fonseca da quella frase ne ha fatto capire che voleva tutelare il gruppo. Beh, sicuramente in quel caso sì, va gestito prima lo spogliatoio che magari il singolo con un problema a questo punto. Che no, possa... perché ti faccio un'altra domanda. Se metti caso un allenatore e il capitano litigano e l'allenatore per paura dello spogliatoio agisce in maniera contraria, cioè lascia passare uno sfogo di Dzeko, gli altri cosa possono pensare, gli altri 30? Certo, no. Che non c'ha personalità. Non ho... Penso. Sì, no, il ragionamento è più che giusto, perché comunque si fa passare il messaggio in quel caso che il tecnico non ha il polso per tenere uno spogliatoio di 20-25 calciatori, in quel caso comunque giocatori con una determinata personalità, in questo caso Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e via dicendo, non parlo per i giovani, perché comunque i giovani non penso che abbiano quel peso nello spogliatoio da potersi permettere comunque anche di dire o fare determinate cose, ecco, anche a gente come Dzeko e via dicendo, almeno credo io. L'allenatore deve agire sempre con un'autorevolezza, non un'autorità, però alcune volte deve far rispettare il ruolo e la responsabilità che porta, che di sicuro è maggiore rispetto ai giocatori, perché si passa sempre dal presupposto che chi ne paga le conseguenze del primo è sempre l'allenatore. Sì, sicuramente. Quindi se uno lascia passare una... Poi è normale che se le cose si risolvono dentro lo spogliatoio, finiscono lì, perché lo spogliatoio per me è sacro. Però se è successo questo, significa che è successo un qualcosa di più serio, no? Di una semplice scaramuccia o di un semplice confronto. No, sicuramente. Io poi... Il giocatore viene messo in disparte, viene messo, tra virgolette, fuori dal contesto squadra, qualcosa è successo, è inutile negarlo. Beh, è evidente, quindi, comunque. E quindi l'allenatore deve prendere dei provvedimenti. Mister, io le volevo chiedere una cosa, proprio a riguardo di questo. Dzeko comunque... prima di quell'evento era capitano, ora comunque ci sono delle discussioni in merito a questa problematica che è la fascia di capitano. Sì. Secondo lei è giusto ridare la fascia a Dzeko, oppure comunque è lo stesso discorso di mantenere, tra virgolette, il punto e magari continuare con Pellegrini capitano? Ma io parto dal presupposto che se le cose poi si chiariscono, se le cose si rimettono al posto giusto e si ritorna a lavorare come prima, io gli darei la fascia a Dzeko. Okay. Nel senso che se poi... Dzeko non è un ragazzino, parliamoci chiaro, Dzeko è uno che ha 500 presenze. Sì.
se la cosa è chiarita bene, perché se no dà il segnale di un raffreddamento della cosa. Dzeko serve alla squadra, però la fascia non te la diamo. Allora là dà un segnale che la cosa non è chiarita del tutto, certo. Ma ci sono ancora degli strascichi, io c'ho ancora un po' di rancore. Dzeko non deve dimostrare niente a nessuno, quindi se la cosa è chiarita e Dzeko è ritornato sui suoi passi, dovrebbe ritornare come prima. E questo è un altro segnale che la Roma deve dare all'esterno, perché se uno gli dà la fascia a Dzeko, cioè che la cosa si è azzerata e Dzeko è ritornato a pensare alla squadra, e lo stesso mister Fonseca. Se gli si toglie la fascia, allora c'è ancora qualcosina che non va, oppure è un segnale che Dzeko deve ridimostrare l'attaccamento per la maglia o mettersi a discussione dei compagni. Per me Dzeko non è ragazzino, si parla di due uomini che hanno una grande personalità e quindi devono, secondo me, la fascia dovrebbe ritornare a lui se la cosa si è chiarita del tutto. Beh sì, forse è quello che, io non so se ho avuto modo di leggere, sui vari forum o siti comunque della Roma, molti richiedono che la fascia vada data a Dzeko, però è notizia di questa mattina che probabilmente contro l'Udinese partirà titolare proprio Borja Mayoral. Ora non sappiamo se per qualche problema tecnico o comunque verrà reintegrato dal primo minuto piano piano Dzeko. Le vorrei fare una domanda invece sull'Udinese. C'è un giocatore dell'Udinese che secondo lei per la piazza comunque di Udine meriterebbe di più in questo caso? Ci sono diversi nomi comunque all'Udinese che sono abbastanza proiettati in altre squadre. Ma Rodrigo De Polo è un giocatore importante. Cito sempre lui perché 2 anni fa dicevo che ancora non era pronto per fare il salto di qualità in una grande squadra. 2 anni dopo, parlando adesso di De Paul, ha completato la maturità da giocatore completo, ed è un giocatore importante, un giocatore che sa fare 2 fasi, un giocatore che fa tutto bene. Adesso è migliorato anche in fase realizzativa, quindi io dico lui. E poi c'è De Lofeo che è un rompiscatole, perché comunque adesso sta bene, attacca gli spazi, è bravo nell'uno contro uno, è sempre un peperino, diciamo che è il Pedro della Roma. Quindi, però, se devo citare un giocatore, cito De Paul. Invece su Musso, nel senso che comunque è un giovane portiere e sta facendo bene ad Udine, e ricordiamo che a Udine sono passati, tra virgolette, la nomina di giovani promesse, a questo punto parlo di Scuffet, Meret, e adesso c'è anche Musso. Potrebbe lui essere uno dei papabili anche per diventare il portiere della Roma, perché qui a Roma si parla anche di lui. Musso è un portiere forte. Occhio all'Inter anche, perché Handanovic viene dall'Udinese, ha fatto grandi annate con l'Inter, sì. Sta andando verso i 36-37 anni, se non mi sbaglio, 35-36, comunque giù di lì. Secondo me ha gli occhi addosso anche dell'Inter. Sì. Probabilmente anche la squadra nerazzurra lo sta monitorando. Mister, le faccio una domanda che ci scrive un nostro ascoltatore, è una domanda che sicuramente le hanno fatto sempre in tanti, però forse il nostro ascoltatore non l'ha mai sentito o letta. Come visse lei il quasi trasferimento a Real Madrid in questo caso? Male, perché era una favola, era il coronamento di un sogno. Quell'anno lì avevo dimostrato, ero, credo se non mi sbaglio, sono stato il centrocampista più prolifico d'Europa con 11 gol. Avevo già raggiunto l'accordo personale con Real Madrid, non trovarono l'accordo l'Udinese e Real Madrid, poi sfumò tutto. E questa l'ho pagata, onestamente, umanamente l'ho pagata, perché era sfumata una settimana prima la Juve, e poi ti vedi sfumare il Real Madrid, che penso che sia la squadra più importante al mondo. Sì. Poi a livello psicologico forse fa tanto in quel caso, perché comunque un giocatore si demoralizza e perde anche un po' di fiducia, forse, cioè io non ho mai vissuto questi no, fiducia no, guarda, fiducia no, arrabbiatura sì, io l'ho subita, ero arrabbiato col mondo, perché non dipendeva da me la scelta, certo. Quando ho un carattere particolare, se le scelte, il mio futuro dipende da altri, dal sì e dal no degli altri, l'ho presa come un'ingiustizia, certo. Perché lì si parlava di qualche milione di euro
e non si sono soffermati sul il coronamento di un sogno di giocatore che è venuto partito dal basso, ha fatto tra virgolette trafila, ha dimostrato ero nel giro della nazionale, andare a Real Madrid sarebbe cambiata totalmente la carriera. Non nascondo anche a livello economico, e quando non si trova un accordo per il passaggio di un giocatore in una grande squadra, la paghi, perché comunque il salto di qualità era, diciamo, neanche triplo, era 10 volte di più, con tutto rispetto per l'Udinese che porterò sempre nel mio cuore, però andare a Real Madrid è la stessa cosa che tu passi dall'Inter al Madrid, è sempre uno step in più. Certo. Pensate, dall'Udinese al Real Madrid, che salto avrei potuto fare. Quindi, evidente, è una squadra... L'ho pagata mentalmente. Però mi ha rafforzato da allenatore, perché comunque tiene i ragazzi di crederci e di non permettere a nessuno di poter intracciare il vostro cammino. Dipende solo da voi. Io stavo toccando il cielo con un dito e non ci sono riuscito. No, sicuramente, ma lei con la famiglia Pozzo poi ne ha avuto modo di parlare anche successivamente, anche a fine carriera, di questa cosa? No, avrò modo di parlare, anche perché il mio sogno è diventare un giorno allenatore dell'Udinese. Ah. Quindi se ci saranno anche loro, io ci voglio arrivare lì, ce la sto mettendo tutta, sto studiando, ho tanta voglia, tanta fame, e mi sono fatto una promessa che da allenatore voglio togliermi le soddisfazioni che non sono riuscito a togliermi da giocatore, che comunque ho fatto una buonissima carriera. Però da allenatore voglio fare la carriera migliore rispetto a quando giocavo. Guardi, lo stesso ascoltatore che ci ha fatto la domanda ci dice che magari un giorno la vedremo anche sulla panchina del Real, a questo punto, in questo caso da allenatore. Cioè, magari è un auspicio che si... Anche... Grazie, lo ringrazio per questo auspicio, lo ringrazio per questo augurio. Il sogno c'è, perché bisogna sempre sognare, perché anzi con il momento storico che c'è adesso, sognare ci rende ancora più vivi. Sì. E io sogno, perché no? Mister, le faccio una domanda, qua andiamo un po' sull'Amarcord, sempre in chiave giallorossa. Lei nell'aprile del 2004 gioca una partita Lecce-Roma finita 0-3, e sì. Lei fa il suo primo gol in Serie A con la maglia della Roma e anche un assist. Quella partita un calcio d'angolo per Emerson. Esatto, sì. E che ricordi ha di quella partita? Penso che siano indelebili comunque. No, ricordo, vabbè. Era l'anno in cui Cappello mi mise titolare. Credo feci 14-16 partite da titolare, che arriviamo secondi. Poi ci perdemmo a Milano, a San Siro col Milan, col gol di Shevchenko, se vi ricordate. Da... Sì. 1-0 subito, e perdemmo 1-0 il Milan matematicamente vinse lo scudetto. Ricordo bellissimo, anche perché fine primo tempo nello spogliatoio di Lecce, che era finì 0-0, se non mi sbaglio, 1-0 per noi, comunque abbiamo subito un po' nel primo tempo, ci fu un litigio tra Panucci e Samuel dentro lo spogliatoio, e litigare con Samuel non era mai piacevole, no. Quando si arrabbiava The Wall. Diciamo che tra tutti e due erano due bei caratteri. Due bei caratteri, però vi posso garantire che Samuel era... Aveva qualcosa in più. Aveva qualcosa in più sul piano fisico. Capello si arrabbiò e io in quel momento pensai, vuoi vedere che io ero in mezzo ai due... Nella serie vuoi vedere che ci vado di mezzo io? Ero più giovane, vuoi vedere che Capello adesso mi cambia a me così per sfogarsi? Invece no, se non mi sbaglio... non fece rientrare in campo Panucci, okay. E poi vincemmo la partita. Io fui anche artefice dell'assist, del gol, che più che gol, se non mi sbaglio, fu Bovo. Io feci un cross verso la porta e lui la spinse dentro, quindi era un gol autogol, però è stato il momento per sbloccare la partita e poi vincemmo 3-2. Sì, poi meno male. Cioè, poi la stagione è andata come è andata, però penso che per lei quella stagione... Comunque, con la maglia della Roma è qualcosa di indelebile, anche perché lei comunque veniva dalle giovani del Palermo, e poi trasferirsi dalle giovani del Palermo alla Roma era già come il salto dall'Udinese al Real. Un sogno, bravo, hai detto bene. Però io, ripercorrendo il mio cammino con la Roma, dico sempre, io nel 2004 sono stato protagonista quell'anno lì, perché comunque fare 16 partite a 21 anni con una squadra che deve vincere il campionato, con Mister Capello, con quei campioni lì,
E poi nel 2005 è successo quello che è successo. No, sicuramente. Cioè, alla Roma ho detto che sfiga. Io, sai, il sogno mio era quello di fare tanti anni alla Roma, no? Certo. E poi si presenta quella annata del 2005 con Prandelli, Del Neri, è successo un casino. Poi a gennaio sono stato costretto ad andare a Messina. Però fai 16 presenze, arrivi secondo, sei un protagonista, vengo dal settore giovanile della Roma, il sogno era finire la carriera alla Roma, no? Sì. Cioè comunque fare tanti anni alla Roma, invece l'anno dopo è successo quello che è successo, è un casino, e da lì sono stato costretto ad andare via. Beh, noi ce la ricordiamo tutti quell'annata, poi mister... mamma mia ragazzi. Cioè, l'anno che furono cambiati, se non sbaglio, 4 o 5 allenatori, terminata con Bruno Conti in panchina. Sì, addirittura Feller che fece 20 giorni. Sì, cioè... Guardi, io dico sempre tra gli amici e colleghi, dico che quell'anno al signor Conti gli hanno fatto venire i tic, purtroppo. Mamma mia. Tra la pressione della famiglia, della presidenza, tra la pressione dei tifosi, lì una cosa incredibile. Poi da quel momento non è più andato su una panchina, però una pressione... Bruno era la leggenda del settore giovanile. Beh sì, là poi nessuno si doveva permettere di dire niente, perché comunque è una persona... No, ma lui non l'ha mai voluto fare allenatore. Io me lo ricordo che lui mi prese quando io avevo 12 anni, mi portò a casa, sono rimasto 6 mesi, un anno con Andrea e Daniele a casa sua. Per me è stato un secondo papà in quegli anni lì. Ma lui amava stare coi giovani. Adesso è ritornato e sono contento per lui. L'ho chiamato quando ho saputo la notizia, perché far fuori Bruno Conti del settore giovanile, perché se uno poi deve vivere lo storico di quello che dell'attività di un dirigente o di una persona che fa parte del settore giovanile, lui ha vinto tutto e lui è stato quello che ha formato più giocatori di tutti nella storia della Roma nel settore giovanile. Sì. Quindi far fuori Bruno Conti e fare fuori un'icona è un punto di riferimento per i giovani. Diciamo che la vecchia gestione non ha gestito al meglio questa situazione, perché se io fossi stato un dirigente della Roma, le uniche due cose, parlo a livello di settore giovanile, che non avrei mai toccato, una è Bruno Conti e l'altra è Alberto De Rossi. Personalmente, perfettamente d'accordo con te, ti dico solo che mio figlio ha fatto un anno alla Roma. Che era il sogno andare a Trigoria, ritornare a Trigoria a vedere le partite, dopo un anno dove non c'era Bruno Conti, l'ho tolto, perché ci credo. Ritornare a Trigoria e vedere quel paradiso, e vedere che sembravano, con tutto rispetto, Men in Black. Cioè io ho visto delle partite del 2009, del 2008, con 10 persone in giacca e cravatta a vedersi la partita. Quando c'era Bruno Conti, c'era solo Bruno Conti a vedere partite, che faceva parte di quel gruppo e che era con il gruppo dai più piccoli ai più grandi. Sì. Io sono rimasto scioccato. Sono rimasto scioccato nel vedere i bambini già con la pressione a 10 anni addosso di dover vincere o di dover dimostrare. Io penso che a quell'età, anche se sei alla Roma, devi pensare in prima cosa a divertirti e a crescere, se vuoi fare quel mestiere lì. Almeno io ho questa impressione. Sì, si sta tralasciando quello che è il gioco del calcio, il divertimento del bambino, la spensieratezza. Con la spensieratezza il bambino cresce, con l'oppressione di dover per forza dimostrare, imparare, il bambino lo soffochi, e molti bambini poi nella fase di sviluppo poi perdono l'entusiasmo e mollano. Sì, sicuramente. Mister, e non diciamo che in Italia non ci sono talenti, perché i talenti ci sono. No, è pieno di talenti. La dimostrazione è anche il settore giovanile. Ora faccio l'esempio dell'Atalanta. Comunque, lo stesso Barrow, che sta facendo benissimo a Bologna, viene dal settore giovanile dell'Atalanta. Ora faccio Ma lo stesso Bastoni. Sì, Bastoni. Comunque per me è il difensore più forte che c'è in Italia. Sì, sì. In questo momento. I giocatori forti ci sono in Italia. Bisogna avere le competenze e chi li allena da piccoli devono lasciargli quella che è la fantasia, l'estro di esprimersi, non soffocarli né giocare a due tocchi né giocare semplice. Si mettono già delle nozioni fin da piccoli
i bambini non sono pronti ancora per farlo, c'è il tempo per giocare a due tocchi. Sì. Quando diciamo adesso non c'è nessuno che fa l'uno contro uno, ma perché non è che non lo sanno fare, perché fin da bambini adesso si gli insegnano a giocare a due tocchi, giocare semplice. Noi giocavamo per strada con le macchine, con i tassi, e lì abbiamo imparato a giocare. Sì. È lì che incomincia a capire anche come si dribbla. Anche, certo, come si dribbla, come si protegge palla. Passava, io mi ricordo che passavano le macchine, ti dovevi fermare, dovevi o guardare la palla, l'avversario e le macchine che passavano. Quindi alleni tante cose. Sì. Dato che adesso non c'è più il parco, non ci sono più le strade per poter giocare, almeno sul campo fateli divertire. Sì, no, sicuramente. Diciamo che al mondo del calcio, in questo caso, tra virgolette professionistico, servirebbero più Bruno Conti. Mettiamola così. Sì, il mio sogno è quello di rivedere sento i giovanili più Bruno Conti. Sì. Ce lo auguriamo anche noi. Mister, io la saluto, però le dico che io e lei abbiamo una cosa in comune. Lei l'amore, io la simpatia per la sua città, le dico solo questo. No, grazie, grazie. Ok, io la ringrazio, anzi spero di riaverla presto comunque nostro ospite, è stato gentilissimo e educato come sempre. È stato un piacere e grazie per l'invito. A lei, un saluto a mister Gaetano D'Agostino, allenatore del Lecco. Arrivederci mister. Grazie, grazie. Allora, noi tra poco ce ne andiamo in pubblicità, come al solito una versione...